Ed eccoci qui, raga, come promesso su Silent Hill 4 The Room. Non so quanti di voi l'abbiano giocato perché anche all'epoca non è stato ben capito. In effetti, rispetto agli altri Silent Hill è molto meno lineare, ma non per questo meno Silent Hill. Per chi non lo sapesse, ma già dal menu è molto molto semplice l'incipit, noi controlleremo un personaggio che adesso impareremo a conoscere, che ha affittato un appartamento. All'improvviso, da un giorno all'altro, si è trovato l'unica porta d'uscita che aveva piene di catene con su scritto non uscire, come se avesse fatto per evitargli un pericolo. Stavolta a facile, perché questo qua è veramente difficile, soprattutto per quanto riguarda capire cosa bisogna fare. Non tanto magari i mostri, però 2 anni fa Henry si trasferì in appartamento 102, come vi dicevo, un palazzo cittadino di Ashfield. Henry era felice e stava godendo la sua nuova vita, quando all'improvviso, a un tratto, ma da 5 giorni sta succedendo qualcosa di molto strano. Ogni notte Harry fa lo stesso identico sogno, che adesso ci godremo in tutto il suo splendore. Non riesce più a uscire dall'appartamento 102, anche se non mi sembra tanto un sogno. Cioè, questo magari che vede, sì, lo è, già nella parte brutta di Silent Hill. Però che questo, secondo me, Konami voleva, per questo quarto capitolo, darci l'impressione che Silent Hill non è più un luogo da visitare, ma è Silent Hill che viene da noi, per farci ancora più paura. Minchia, mi sono appena mosso, già ci agitiamo. Dica, cos'è questa stanza? Capisco che è brutta, però è camera sua, dovrebbe riconoscerla in teoria. Però, indovinate un po'? È coperta di sangue e ruggine. Ah, pensavo dicesse che non aveva sonno. Questo è l'inventario, che ancora è vuoto, perché poi la visione in prima persona sarà solo. Poi vedremo che entreremo poi in un tubo e lì diventerà terza persona, come il classico, no? Semplicemente dobbiamo solo girare, finché poi il gioco deciderà che possiamo uscire dall'incubo. La porta qui è ancora peggio, perché è proprio murata. Cioè, vi immaginate trovarvi in una situazione del genere? Che paura. Andiamo a spegnere la TV perché è molto molesta. Anche se poi in realtà si scoprirà che è la radio che fa questo rumore. Certo, il bombardamento. Spegni sta roba. Ma non la spegne. Ma già che c'è il volto qua. Minchia, che paura. Lo immaginate così all'improvviso in casa vostra, così? O se non volete immaginarlo. Che strano. Quindi, gioco, che facciamo? A me sembra di aver visto tutto. Ah, ecco. Vengono i fantasmi. Questo, in modo similare anche al precedente capitolo, ci dà un avvertimento. Ovvero che potrebbe capitare che usciranno poi durante la nostra avventura questi fantasmi ed è un delirio. Cioè, io non so cosa fare se capita, perché l'ho voluto sempre evitare, ovviamente. In realtà, un modo per evitarlo, per esempio, sarebbe che, ad esempio, poi un personaggio che poi vedremo ci consegna una bambola. Particolare sta cosa perché è stato forse l'unico gioco, sicuramente, che ho provato dove l'oggetto che ti danno tu non devi raccoglierlo, perché se no succede questo. E questi fantasmi, vi giuro, che sono di una difficoltà. E quindi la paura svanisce, perché arriva la rabbia, perché questi non muoiono, continuano a romperti, è pazzesco. Ovviamente finisce tutto. Vabbè, poi ti giri di testa qua, proprio in una maniera incredibile l'hanno presentato. Però, dato che probabilmente copyright e semplicemente ci fanno vedere il gioco, io direi di skippare. Ed eccolo là. Dream. Pensa che è solo l'inizio. Quanto pizza? Ha già fame? 5-5-5. O non sta premendo bene i tasti? Non si capisce. E grazie. Ma è fuori servizio. Qua è un po' una citazione al primo Silent Hill, perché c'era una gag simile, però eri dentro Silent Hill con Harry, c'è un telefono staccato e poi ti squillava. Possiamo vedere fuori dalla finestra, che a me ha fatto sempre una paura. Anche se poi, se non sbaglio, sta visione è importante per la storia. Sono tutti animati malissimo, ma perché questa è una visione, diciamo, da lontano, un po' secondaria se vogliamo, e quindi hanno messo i modelli migliori poi in game. Quindi questa qua si prende la meto con un'animazione a caso. Tra l'altro, questa è la vera visuale libera. Prima c'è la zoomata perché dovevamo vedere quello. Qui ci sono molti piccoli oggetti, ma nessuno di particolare interesse. Questa è una stanza che vediamo più tardi. E abbiamo il colpo di schiena. Girati, guarda il colpo di schiena. Eh già, immaginate che paura. Ah, perché adesso deve fare una cinematica, che lui se ne accorge. Sono 5 giorni che questo incubo ricorrente, pensa. Ma non si sveglia più, cioè ancora. Mentre non riesco più ad uscire da questo appartamento. Il telefono non funziona, la TV non funziona e quando grido nessuno mi sente. Old boy, all'improvviso il mio mondo è impazzito. La mia porta è incatenata e le finestre sono chiuse ermeticamente. E fin qua ci siamo. È come se non bastasse, qualcuno ha incatenato la porta da lì. Come farò ad uscire di qui? Non uscire, appunto, come vi dicevo. What's going on here?
per quello che io vi racconto come se fosse la prima volta, perché nonostante lui racconti che da un po' di giorni che è così, lui comunque si avvicina come se fosse la prima volta. Madò qua le inquadrature. Poi vedremo un easter egg del terzo capitolo, cioè i conigli della Duracell. Poi non ci è dato sapere cosa sono quelle impronte. Sì, c'è qua un bigliettino. Una bicicletta. Cosa c'è scritto al massimo? Perché non ti svegli? Scarpe? E non ne ho bisogno. Mangiamo qualcosa? Riprende l'altro cioccolato? Certo, che dovrebbe dare energia, di solito. Qua c'è. Ah, sì, perché deve chiudere la schermata perché non gli avevano fatto l'animazione. Metodi di un libro, ci sembra scritto parecchio tempo fa. Chiaramente, vita la saga Assunzione, lui ha creato un mondo. Questo esiste in uno spazio separato dal mondo di Nostro Signore, più precisamente dentro, ma anche senza il mondo del Signore. A differenza di quello di Nostro Signore, questo mondo è altamente instabile, porta temore e sorpresa, movimenti che si muovono, strane creature, un mondo che solo lui controlla. Chi non è arrivato da questo mondo rimane per l'eternità, come non morto. So cazzi tuoi, come uno spirito in una dimensione da incubo. Come può Nostro Signore consentire un tale abominio? Questa parte è troppo illeggibile. È importante leggere in quel mondo, che chi trasporta un fardello troppo pesante se ne pentirà. Mi fa piacere. L'inventario non l'ho ancora guardato, però mi sa che non ha armi. Ecco, dovevo tastare l'inventario. Oibò! Cos'è stato? Un buco. Che cazzo è? C'è nessuno? Prova a gridare, magari ti sentono. Così si respira un po' d'aria fresca. Mi ha spaccato tutto. Per forza che non esce più. Ma si fa così, poi vabbè, qua ci direbbe descrizioni a caso. Buttiamoci! È il tubo d'acciaio, che comunque è un'arma. Che è un po' il core del gioco, appunto. Usare sempre sto buco. Quindi da un lato capisco perché è stato bistrattato, ma dall'altro no, perché comunque non vuol dire che sia sbagliato. Porca miseria, ma voi siete pazzi! Potrà anche non essere come gli altri Silent Hill, ma non vuol dire niente, guardate che spettacolo! Per fortuna che capita, mi pare, solo stavolta, perché poi fa tutta la cinematica che skippabile, che lui che scende e basta, perché sennò è impossibile. Sono già 20 anni, da questo, per farvi capire l'epicità. Poi, mi devono anche sempre spiegare come è fisicamente possibile che una persona da un tubo esca dalle scale mobili di una metro, perché c'è un'invoglia di fantasia. Cioè, perché comunque io mi aspetto che magari lui esca dal buco di... È un altro buco, no? Di questa metro, non dalle scale mobili, perché? Eccoci, eccoci. Pugnare quest'arma, gentilmente. Bravo. Senza spiegazioni, senza niente, dovete saperlo voi. Si corre con cerchio e ci aspetta quella là. What's your name? Con quale musica? This is my dream and you don't even know my name. It's Cynthia. Certo, un sogno. Your dream. That's right. This is just a dream. And a really terrible one too. I hope I wake up soon. So you think this is a dream, huh? Well, if it's not a dream, what is it? Anyway, I want to get out of here, but I can't find the exit. Say, will you help me find it? Ovviamente perché lei crede sia tutto un I'm kind sogno. of scared all alone. I'll do a special favor. Purtroppo no, muore prima e spiace. It's just a dream, so I might as well have some fun. E lui zitto zitto dice sì, è un sogno, vai pure. Cosa c'è adesso? Wait a minute. Oh, cosa c'è? E va nel bagno delle donne e poi sparisce. Ma così a caso? Ancora cinematica? Eh beh sì, perché la stavo aspettando. Sì, ma ti fai vecchio, entra, va che è meglio. Eh già, leggerissimamente inquietante. A feel good. Na 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 na. Mi faceva sempre scassare sto cane che faceva sto suono. Dobbiamo spaccare questi, sì. Gnam gnam, Ah, gli aspirano proprio l'anima dalla lingua. Scusate, non vorrei disturbarvi, ma vi devo spaccare! Mamma mia, che potenza! E basta. Sì, questa è una stanza inutile, giusto per girovagare per il mondo, no? Ah già, che poi c'era questo suono inquietante. Bravi, bravi. Ma non ci sia nessuno qui. Però hai sentito un ta-tan-ta-tan. Ma non c'è più. Ma c'è un grosso buco, signore. Tanto ti riporta a casa. Non lo so. Boh, tecnicamente sì. Poi
Poi tanto risparmiamo qua perché poi si capisce al volo il sistema di buchi, però ecco, fa solo cinematiche così skippabili. Avanti e indietro. Vedo che bisogna entrare adesso perché qua capire il gioco è difficilissimo. Ogni volta si risveglia, certo. Un sogno nel sogno in continuazione. Bisogna poi controllare sempre ci sono novità, quindi è un po' ripetitivo ma è affascinante. Ma qui la guardata sloccata, che strano. Qualcuno l'ha spostata. Ah! Ci abbiamo già il buco per spiare. Oh, cioè, qua si ride adesso. Abbiamo già la pistola. Però non si usa bene che siamo nel facile, però. No, guarda. Me la lascio lì per ricordo. Vediamo lì attraverso. Poi senza ci serve una poesia, ma vabbè. Ed eccolo lì la stalker. Guardate! C'è il coniglietto delle due, c'è direttamente da Silent Hill 3. I put that damp room. Ma sei seria? Enghe, enghe. Proprio lì davanti. Perché poi lui si animerà, signore. Mi sa che finché non risponda non smettere, eh? Pronto, pizza? Mi dica! Where did you go? Ah, eccolo lì, senti! Hurry, save me. If you need a token, there's one here. Caspio vuol dire. Come primo video ci siamo. Ditemi qua sotto se l'avete giocato voi e avete apprezzato nonostante la sua diversità questo gioco. In descrizione, al solito, i miei vari social, il mio profilo per scrivo storie, il mio secondo canale per massa, il mio canale guardate film vecchi dimenticati. E naturalmente c'è l'alfa del mio gioco su Snow Home. Mi raccomando di testarlo su Android e fogames.com dove anch'io scrivo articoli durante i videogiochi. Vi ringrazio come sempre per la visione e ciao Mr. Watti.